A prescindere dei nazionali, dei giocatori di valore, eccetera, eccetera, se riguardiamo le partite che abbiamo giocato fino adesso, riguardiamo la maniera in cui l'abbiamo magari eventualmente persa o pareggiata, non c'è bisogno di cercare più di tanto, si vede, si capisce subito che potremmo avere tranquillamente 3-4 punti in più soltanto guardando gli episodi o preguardando gli ultimi 5 minuti di ogni partita. E se potessimo aggiungere quei 3-4 punti, sicuramente sarebbe una classifica diversa e non staremmo a parlare di nazionali, di quanti sono, se, non, se ci sono o se non ci sono. Ci abbiamo di fronte a noi una partita molto molto importante e che ci può dare un'ulteriore conferma di quello che stiamo facendo ultimamente, sia sul livello di prestazione che per quanto riguarda anche i risultati, e niente, però bisogna stare attenti perché è una battaglia questa, come sono state le altre e come ci saranno tante altre ancora davanti a noi, perché davvero è un campionato equilibrato, un campionato duro, lo si vede che può perdere chiunque con chiunque e che ci sono tantissime squadre che lottano per un biglietto anche per l'anno prossimo. E un gol comunque tira sempre un'energia ulteriore, specialmente da difensore, che giustamente non ti capita tutte le partite. E ci sono andati vicino lo stesso la partita successiva contro l'Atalanta anche, per cui sicuramente sarebbe stata una partita diversa se quella palla andava dentro e la vincevamo probabilmente noi 2-1. Però comunque ormai fa parte del passato. Bisogna guardare in avanti perché solo quello che c'è davanti possiamo cambiare e dobbiamo fare in modo che quello che si può cambiare cambi come la vogliamo noi. Penso che l'impegno da parte di tutti ci sta, e sia dietro le quinte, cioè per quanto riguarda i dirigenti, la società, che per quanto riguarda noi giocatori, che l'abbiamo dimostrato anno per anno, nonostante tutte le difficoltà, ci abbiamo sempre rimboccato le maniche, cercato di dare tutto per dare il nostro contributo e alla fine ci siamo sempre riusciti perché siamo rimasti uniti, compatti. Quello che ha caratterizzato davvero da quando ormai io sto qua, il quarto anno, e la nostra forza è sempre stata quella. Ci sono sempre state delle persone, delle forze dal di fuori che hanno cercato di destabilizzarci, noi siamo sempre riusciti a rimanere sul pezzo e alla fine siamo sempre stati premiati. Per cui il nostro compito è quello lì di non togliere l'attenzione dalle cose importanti e cercare di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso ogni anno, anno per anno, partita dopo partita, e non calcolando nemmeno magari gli ostacoli che ci possono capitare durante il percorso, perché ci sono sempre stati, ci saranno sempre. Per cui, alla fine è sempre venuto fuori la nostra forza e ecco, faremo in modo che succeda anche quest'anno.